successo. Mister, stiamo parlando 8 punti. Eh sì, 2 vittorie, 2 pareggi nelle ultime 4 partite, credo che sia molto soddisfacente, no? C'è da dire che oggi secondo me non c'era una squadra che doveva vincere, nel senso che gli episodi sono stati, ci sono stati, cioè, poi li vedremo magari nel filmato, ma ci sono state occasioni da una parte, dall'altra. Sì, ma guarda, il calcio lo sai bene com'è, insomma, specialmente quelle categorie qui, insomma, la partita è stata abbastanza equilibrata, secondo me. Insomma. Noi potevamo raddoppiare subito nel primo tempo, non l'abbiamo fatto, e dopo loro potevano andare in vantaggio con Mancini. Ma è stata tutto proprio un'alternanza di occasioni. Noi sì, diciamo che ci abbiamo messo forse un po' di più di cuore nel secondo tempo, perché però anche loro, perché gli ultimi 20 minuti sì, però non hanno creato molto, no, però cioè hanno messo il cuore in campo, sono stati bravi da quel punto di vista, senz'altro. Poi non sei più riuscito in fondo a ribaltare il fronte, perché perché l'oso è scoppiato e non ti ribaltava più. Noi purtroppo abbiamo qualche problema dietro, perché anche oggi ha giocato un ragazzo che secondo me ha fatto molto bene, però era la prima partita che giocava dopo 2 anni che non giocava, Giovanelli, quindi però ha fatto bene, insomma, quindi sai, però è difficile trovare il ritmo partita. No, capito. Il campo piccolo sicuramente aiuta a stare più vicino. Morella, che lo conosci benissimo, che non ha mai giocato dietro. Che sta facendo il centrale. Mi è piaciuto l'altro Morella, che ti ricordi che ne avevamo parlato l'ultima volta? Sta facendo bene, ha fatto molto bene, secondo me hanno fatto tutti una grossa partita, ma se c'è uno che si eleva sugli altri, secondo me è stato Morella. Quindi sì. Però insomma prendiamo quello che viene e cerchiamo di fare più punti possibile. Adesso hai preso gusto, vinci in casa, pareggi fuori. Sicuramente, ma sai, noi siamo partiti male, anche perché io avevo visto la prima partita, non mi eravate dispiaciuti. Tu ti riferisci a Lisignano, sì. Primo tempo abbiamo fatto benino, poi secondo tempo. Sì, però nel complesso la squadra aveva dimostrato. Noi il nostro campionato sicuramente giocheremo per salvarsi, però come noi ci sono altre 6 o 7 squadre, 8, quindi sì, ma poi è tutto ancora mucchio, tranne le 4-5 là in cima, ma ormai però anche voi ce l'hai in cima. 8 punti vedrai stasera. Siamo 8 punti dopo 6 partite. Vedrai stasera. Una media salvezza, quindi. Cioè, ce ne avrai davanti 6 o 7, non di più, Adesso dai, pensiamo alle prossime. Poi domenica dove vai, Farman? No, giochiamo giovedì a Quattro Castelle. Domenica abbiamo il Montagna in casa. Niente, speriamo di recuperare qualche giocatore, perché la rosa però so che ce l'hai ampia, a parte i problemi dietro, centrocampo e davanti, c'è una signora squadra, perché bisogna anche dirlo. Oggi c'era fuori anche Diego, abbiamo fuori anche Belli. Infatti. Niente, dai, ti faccio i miei complimenti. Ok, quando vengo io vinci sempre, vedi. Vieni anche giovedì a Quattro Castelle. Dai, mi paghi da dormire mercoledì sera. Vado a mangiare volentieri. Ciao, santa domenica. Allora, mister, credo che brucerai, perché è una partita a perderla così, cioè, l'ho detto anche con Bianchi, cioè, non c'era una squadra oggi che doveva uscire vincente o perdente, cioè, nel senso che secondo me con le occasioni, i ribaltamenti che ci sono stati, proprio il calcio ha dimostrato che è fatto di episodi, no? Hai preso un gol sul rigore che lo vedremo stasera, perché io stavo guardando col filmato, stavo filmando, però non ho visto niente proprio. Poi però hai avuto occasioni, hanno avute loro, però secondo me oggi il risultato più giusto era un pareggio per tutte le due squadre. Mi devi spiegare, Pesci è uscito alla fine del primo tempo, è stata una mossa tattica o aveva qualcosa? No, ha avuto un risentimento muscolare. Ok, niente, poi per il resto mi è piaciuto molto il ragazzino che hai messo sul 18, Carpanini.
Carpanini veramente, cioè, sembrava che ti vincesse la partita, cioè, perché ha fatto un bel tiro, ha fatto 3-4 inserimenti, uno più bello dell'altro, davvero mi è piaciuto molto, mi è piaciuto tantissimo Leoni, che io ho sempre criticato sulla fascia, invece oggi secondo me è stato migliore in campo. Dai, dopo queste parla te che... No, vabbè, allora, intanto per quanto riguarda il rigore io non voglio giudicare perché c'è un arbitro lì apposta, se lui ha visto il rigore l'ha fischiato e ha fatto bene. Che il calcio è fatto di episodi è vero, probabilmente oggi meritavano sicuramente il pareggio perché la squadra, comunque non posso dirgli niente, ha lottato fino al 95esimo, hanno corso tutti come i matti, però secondo me non bisogna dimenticarsi del Bardi, che probabilmente qualcuno ancora lo sottovaluta, ma è una realtà che sta uscendo, che dall'anno scorso a quest'anno io non so da quanto tempo è che non perdo una partita in campo. Beh, comunque motivo ci sarà. 8 punti in 4 partite qualcosa significa, no? Cioè... No, ma infatti secondo me è una realtà che io l'avevo già detto all'inizio dell'anno, e sicuramente non sarà l'unica partita, secondo me venire a vincere a Bardi è difficile per tutti. E gli episodi sì, hanno girato forse un po', ma è già 2-3 domeniche che gli episodi ci girano un po' male, però vabbè, bisogna mettersi lì con la testa bassa, tanto noi lo sapevamo che il nostro campionato è quello, noi dobbiamo salvarci prima di tutto. Mister, però complimenti, perché io sai che ero stato critico nella campagna acquisti del Fornovo e io oggi ho visto davvero una bella squadra. Vi avevo visto malissimo, lo sai che l'avevo scritto, sì, con la Valtarese in Coppa Italia, però la Coppa Italia. Oggi io ho visto una signora squadra che lotta, che gioca, ha tenuto il campo bene, addirittura il primo tempo ha tenuto il campo per 2-3 minuti a Bardi, non è semplice, perché è campo piccolo, campo brutto, cioè veramente complimenti, mi siete davvero piaciuti. Grazie, però noi dobbiamo cominciare a fare un po' di punti, perché se no con i complimenti e basta, perché ce ne ha fatti domenica scorsa. Comunque no, vabbè, è vero, no, ma la squadra, ripeto, non gli posso dire nulla, ha lottato, e quando perdi le partite così ci sta il calcio, gli episodi ci hanno girato male, speriamo che ci girano meglio da giovedì. Ok mister, grazie, ci vediamo. Thank you.
il capriccio all'altro. No, no, no.